società liquida fatta di legami corti, c'è bisogno di un nuovo umanesimo per ripensare la presenza dell'essere umano nel mondo. Il cambiamento d'epoca è sotto i nostri occhi e le tecnologie della comunicazione ne hanno una parte rilevante. Lo stesso Papa Francesco ha detto che Internet è un dono di Dio, ma è anche una possibile manipolazione. E quindi con quale atteggiamento lo viviamo? Siamo semplicemente cascati nella rete, volenti o nolenti? E poi Internet ha qualcosa da dire al cristianesimo, ma anche il cristianesimo ha qualcosa da dire a Internet. Il corso che vi presento esplora le relazioni tra Chiesa e digitale, illustra la situazione e le esperienze attuali, si interroga su come possa essere vissuto e comunicato insieme il Vangelo nell'ambiente digitale. Il corso si svolge nella foresteria di Camaldo nel primo fine settimana di settembre. Cominceremo con la cena di venerdì con una breve introduzione nel dopocena. Il sabato mattina ci occuperemo del tema le tecnologie della comunicazione nei documenti del Magistero della vita della Chiesa, osservando non solo lo sviluppo che c'è stato nei documenti del Magistero, ma anche la sorpresa di quanti cristiani in realtà abbiano fatto riflessioni importanti e siano estremamente legati alla ricerca nelle nuove tecnologie. Parleremo di annuncio del Vangelo nell'era digitale, difficoltà, paradossi e prospettive per il XXI secolo. Il sabato pomeriggio, sul tema Dio anzito web, parleremo di rete e religione e vedremo di esplorare la presenza cristiana in rete, esperienze, metodologie e finalità. E ci domanderemo sia come cittadini che come credenti che cosa può fare ciascuno di noi, la famiglia, la parrocchia, le associazioni, la comunità. E infine domenica mattina avremo un titolo forse un po' provocatorio e se l'intelligenza artificiale ci rendesse più umani. È il contrario di quanto spesso temiamo e qualche volta anche a ragione, cioè che l'intelligenza artificiale e il digitale ci tolga umanità, ma vedremo che se ben impostato è possibile parlare anche di umanesimo digitale come opportunità, come chance per l'annuncio evangelico. Il corso, come abbiamo detto, si svolge presso la foresteria di Camaldoli ad Arezzo, nella splendida cornice del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Cominciamo dalla cena di venerdì 6 settembre al pranzo di domenica 8 settembre. Informazioni e iscrizioni per telefono 0575 55 6013, mail foresteria@camaldoli.it e è possibile vedere tutte le informazioni sul sito internet www.anselmogrotti.it/Vangelo e digitale/.